passa attraverso un ambizioso e pur fattibile progetto di valorizzazione del centro storico, il podio di regina del turismo delle radici, cui punta la cittadina di Corbara. L'eco del successo della Calata dell'Angelo edizione 2024 e l'onda lunga dei consensi per l'annata del Corbarino irrobustiscono l'impegno dell'amministrazione Pentangelo. Chiedo ufficialmente, davvero, l'ho proposto a tutti, io non sono uomo senza tessera di partito in tasca, chiedo davvero a chi può, perché il nostro progetto è stato approvato, di darci le risorse per farlo diventare ancora più bello di quello che è, perché noi amiamo vedere i centri storici delle aree toscane, umbre dell'Italia centrale, ma anche i nostri hanno delle testimonianze eccezionali, quindi davvero spero che chi può mi dia una mano a trovare le risorse, perché questo progetto noi abbiamo presentato già nel 2017, ma fu approvato e non finanziato per mancanza di fondi. Ecco, mi piacerebbe un gesto di politica concreta, perché sono sicuro che l'intera comunità apprezzerebbe questa cosa. Soprattutto sul fronte corbarino, perché una sagra ha una storia dietro, una storia di tradizioni, come diceva lei, ma una storia anche di sviluppo, una storia enogastronomica. Io oramai mi avvicino a, diciamo, sono alla metà del mio terzo mandato, non ce ne sarà un quarto. Credo che sia giunto il momento di dire quella che è la mia idea della vocazione futura del paese. È inutile dire che Corbara nei prossimi 10-20 anni sarà un paese con una vocazione, diciamo, di accoglienza, quindi, diciamo, con una particolare attività destinata alle attività di natura paralberghiera, extraalberghiera, se così vogliamo dire, perché la vocazione, la struttura del territorio lo consente, e anche per, diciamo, la degustazione e la produzione delle eccellenze enogastronomiche che poi si traducono in attività ristorative, diciamo, di questo genere. Insieme al comune di Corbara ed altri comuni sempre del nostro territorio abbiamo partecipato al bando del turismo delle radici del Ministero del Turismo, che ha inteso nell'anno 2024 valorizzare quelle che sono le tradizioni dell'Italia per attirare gli italiani che a suo tempo hanno immigrato all'estero. E abbiamo dei borghi meravigliosi, anche comuni come Corbara, Lettere, Piemonte, che non sono i comuni di costiera, ma sono i comuni che dalla costiera trarranno il vantaggio turistico, ma quello di qualità.